Ciao a tutti ragazzi, sono il Logitech e bentornati nel mio canale. Siamo di nuovo qui con War Thunder e questa volta sono in compagnia con un altro ragazzo che mi assisterà in questa partita. Ve lo presento, puoi pure salutare. Salve a tutti. Eccolo qui, abbiamo il nostro compagnuzzo. Nel gioco si chiama Fatalgeoma, non sapevo come pronunciare, se Fatalgeoma o Geoma. Allora direi di iniziare. Va bene, allora direi di cercare una partita. Facciamo una partita arcade normale, vediamo un po' cosa succede. Soprattutto è un onore essere nel video di Logitech. Non vedo l'ora di andare su YouTube e guardarla. Ah, sono curioso anch'io. Ogni video, quando registro video, sono sempre curioso di riguardarli dopo. Poi magari dopo mi rendo conto delle cazzate che dico o se faccio dei fail. Tutti possono sbagliare. Tutti, eh. Allora, a proposito, in questo video non c'è la webcam perché in questi ultimi giorni ho provato a registrare, ma mi buttava giù il frame rate di brutto, quindi questa volta farò senza, insomma. Come potete vedere, siamo circondati da tanti aerei e il mio gran P38G, che pur essendo un caccia pesante, però è leggero. Non so come mai nella descrizione dice che è pesante, e ci accompagna nella battaglia. Ti sto osservando. Allora, io prendo un po' di quota. Più che un aereo pesante da caccia, sembra quasi un idrovolante. Sotto c'è praticamente come i serbatoi quelli lì per atterrare nell'acqua. Effettivamente hai la doppia coda, se non sbaglio. Sì, e doppio motore. Allora, ho subito gente qua da me. Non farti ammazzare subito. Francesco. Io sto usando il BF 109 G6 e devo potenziarlo perché presto non ho munizioni potenti. Mi sa che morirò abbastanza Vai, un altro spesso. aereo battuto. Bravo. E fanno due. Chi compra Buono. queste gambe? Sei partito a bestia. Oh, nei. Un paio in coda, mi sa, eh. Ok, scendo a darti una mano. Intanto abbiamo un po' di caccia che Ah. dall'alto ci puntano. Allora, ne è uno in coda, ma sto arrivando ad aiutarti. Aspetta. Ok, si è spostato da te. Vediamo se riesco a fotterlo. Perfetto, ho buttato giù. Ok. Ho finito i cannoni, gli ho distrutto l'ala, finalmente. Ora punterò questo ragazzuolo. Ah, l'ho colpito, ma non l'ho buttato giù. Fanculo, va. Accidenti, c'è un motore. No! Madonna mia! Proprio quello ti ha Madonna! colpito. Quello che sto mirando io, cazzo. Non sono riuscito a farlo Vedi, fuori. mi ero impazzito! Mi ero impazzito! Cazzo, devo sbloccare assolutamente Mi ha le munizioni. praticamente integrato la coda. L'ho buttato giù, ma abbiamo fatto uno scontro, una collisione aerea, siamo morti entrambi. Anche a me succede, almeno mi succede sempre quando abbatto l'aereo. La tattica che Ah, uso ma io tu. è sparare a circa 1 chilometro di distanza, no? E buttarlo giù il più lontano possibile. Anch'io. Io di solito sparo a 1,10 km e li becco. Oh, là siete tipo in 8 dietro quell'aereo lì. Bisogna andare verso il centro, verso il punto A. Allora io Sono un S70. punterò questo Yak 9. Io odio gli H9, c'hanno un cannone bestiale. Ma guarda che gli aerei russi sono troppo OP. Sì. A dire anche i carri armati sono potenti, come il KV2. La modalità con i carri armati non ci ho giocato tanto. Ci ho provato 2-3 volte, ma boh, non mi ispira molto. Oh, l'ho buttato giù comunque. Mamma mia, Punto non le capisco. l'S79 che hai puntato anche te. Ok. Ah no! Per poco Minchia. li scontravo. Stra resistente questo coso, Aspetta. eh. Assist. Ah, E
Si vede che è stato costruito dagli italiani, lo Sparviero. Non è... Questi Harry Pippa ce li abbiamo noi. Allora, puntiamo il Typhoon. Anzi, c'è un P-63 in avvicinamento, aspetta. No, è già puntato da un altro. Ecco, l'hanno buttato giù. Sì, colpo critico al Typhoon. Cazzo, ma è velocissimo, non riesco a starci dietro. Sì, ha battuto. Abbiamo fatto teamwork. Occhio, Yak 9 dietro di te. Sto arrivando. Vedo i colpi. Ok, l'ho colpito un paio di volte, ma non sono riuscito a danneggiarlo criticamente. Cerca di... Cerca di schivare i suoi proiettili. Ok, se ne sta andando a te, è morto. Mi ha distrutto l'aria. Ti sei schiantato? No, è morto. E anche lui, in acqua. Lo so, ho fatto un'assistenza. C'ho un po' di freddo. Allora, qua adesso c'ho... Per il momento siamo ancora in estate e c'ho ancora un po' di freddo. Notate come nessuno gli ha risposto ai suoi... alle sue reazioni. Aereo distrutto, buono! Oh, sono già a 4 distrutti. Infatti sei primo, io sono secondo, subito dopo. Non male, non male. Devo ricaricare le armi, mi allontano un attimo. Adesso ci scompriamo. Pum! Epic fail. Allora, c'è un P-39N che mi sta puntando. Pilota! No, alla tagliata, ma vaffanculo, ma dai. Che cazzo di cannoni c'ha questo? 30 mm. Credo che ha... Era un Air Cobra. Ha un cannone sui 20 o 3 mm, credo. Cioè, mi ha tagliato un'ala con due colpi, praticamente. Mi consulterò sulla wiki. Maledizione. No! Contro. Omega. Sì, c'è proprio un bel cannone davanti. E anche i razzi. Ok, allora c'ho... Io odio tutti quanti che utilizzano i razzi. Sì. C'è un bowfighter. Dove? 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 È in alto. Sta perdendo carburante. Vediamo se riesco a buttarlo giù prima o lo butti giù il mio compagno. Voglio fare un po' di punti. Come fai a sapere che ha perso il carburante? Ha fatto una scia di fuoco. Ah. Era stato danneggiato. Con me schianta. Aspetta, lo attacco dall'alto. Fium. Oh, gli ho sparato 500 colpi, non l'ho mai colpito. Cazzo, usa i codici? Ah, no. Aspetta, ho un'arma segreta. Però mi devo avvicinarmi. Buttiamo giù questo bow fighter di merda. Ok, ho di nuovo il cannone. Oh, l'ho distrutto, buono, buono. Super fire. Ricarico. Oh, eravamo in 4 dietro di lui. Com'è? Se non moriva. Allora, c'è uno Spitfire e un P-63 a ore 12. E P-39. Lo Spitfire si sta avvicinando. Punterò lui. Ok, munizioni al massimo. Invece punterò a ovest. Speriamo bene, perché i Spitfire hanno un armamento non male, eh. Mio fratello li utilizza. Distrutto! E vai! P-63 in avvicinamento. Anzi, sono io dietro di lui in coda. No, Coco Bear, non puoi utilizzare i razzi contro me. Via, andiamo. Oh, cazzo. No. Uno che vuole utilizzare i razzi? Vaffanculo, non sono riuscito a colpirlo. Porca miseria. No, c'ho un aereo in coda, uno davanti. No, sono circondato. Mi abbattono. Sono rosso il centro. Okay. Alla destra a pezzi. E ne ho 4 in coda, porca puttana, guarda che roba!
Anzi, tre, no, quattro. Qualcuno che viene a aiutare, non c'è? Guarda che roba, vedo solo proiettili che schifo. No, mi hanno segato un'ala. Oh, basta, adesso arrivo con l'artiglieria pesante. Cioè, ne avevo quattro dietro. Adesso arrivo col PBJ-1H, che è un cannone da 75 mm. Qualcuno ha scritto sorry, vuoi vedere che mi ha colpito un mio compagno di squadra? Anche per me. Oh, forse no, vabbè, è uguale. Sono primo con 6 abbattimenti, però. Io sono diminuito fino a 4, porca miseria. Ok, c'hai un P39Q. È stato distrutto. Allora giro a sinistra 17, e vado. Dove? Vado verso un I-185. B-17. Adesso sto usando il mio aereo migliore, l'FV-195, che praticamente è il terrore dei cieli. Ho una potenza di fuoco incredibile. C'ha tipo 6 mitragliatrici, di cui 4 cannoni. È una bestia. Ho visto. Mi sono visto un proiettile beccare totalmente il motore destra, ma non mi ha danneggiato. Come mai? Culo. Oh, è morto quello lì. No, assistenza. Mi stava caricando il cannone. Oh, io odio quando succede che sparo per mezz'ora un aereo, no? Lo distruggo al massimo, arriva uno, gli do un colpo e a me fa assistenza, lui dà l'abbattimento. Mi succede anche a me. Girano veramente i coglioni, eh. Io non so perché sto a... No! Mi hanno distrutto. Aspetta, ma ci sono molti aerei che sono di livello 4. Sono fortini questi, eh. Aspetta, fammi dare un'occhiata. No. No. Ecco qua. Sì, grado del plotone 4. Sì, c'è il BF-109G6. Sì, che è di livello 4. Ok, ho buttato giù un aereo. A me mi tocca il B25J1, B25J20 e il B17E. Tu usi sempre inglesi? E americani? Cos'è che usi? Un po' americani e un po' inglesi. Ok, io fino adesso ho usato quasi sempre i tedeschi. Solo aerei. Oh, ne ho buttati giù tre di seguito. No, ne ho uno in coda, no, è il mio ultimo aereo questo, non buttarmelo giù, no. Ah, cazzo, posso atterrare da qualche parte? Sì, devo atterrare. Non credo di farcela. Arrivo, con il mio B25J20. Non so se ti dà molta copertura, ma... Devo atterrare. Ok. Sto atterrando. Danno prendo. Occhio P63 davanti a te. Affanculo. Gli ho sparato, ma non è morto. Ok, provo ad atterrare. Atterraggio d'emergenza. Con o senza carrello? Senza, mi si è staccato. No! No, ti prego, fermati. Riparati. No! Non è ancora conquistata. Non abbiamo conquistata la zona, non è possibile. Schianto. Atterraggio morbido, ho perso l'aereo. Cazzo. Però abbiamo vinto! E vai! Terrore dei cieli. Bombe sopra al tuo aereo, mentre stava lasciando. Oh, partitone comunque, guarda le statistiche, guarda che roba. Abbiamo fatto una strage. 9 abbattimenti. Ah, vedi, io ho fatto primo attacco e onorificenza. Faccio uno screen. Ho fatto un sacco di nera. Ah, bella partita. Minchia, 30.000 crediti ho sbloccato. Oh, yeah. Allora, ho sbloccato onorificenza. Gioco di squadra. Salvatore di caccia per 2. Salvatore di forza di terra per 2. Un inseguitore di caccia. Un colpo multiplo per 2. 6 kill streak. Atterraggio morbido. Terrore dei cieli. E un trofeo di battaglia. A me non so, mi escono. Non so, su statistiche. Quando finiscono delle battaglie. Raramente mi fa uscire le sfide. E ho sbloccato un botto di roba. Allora, sono morto 4 volte, ho fatto 2 assist, 9 abbattimenti aerei, 2247 punti. No, non potete farmi così, però.
sono praticamente, mi manca soltanto un punto di esperienza per arrivare a livello 16, ma non è possibile. Che sfiga. Allora, vediamo un Mi po'. è successo tante volte. Oh, ho 50 punti di equipaggio. Li uso subito per la velocità di ricarica. Dimmi. A te come stai messe con con le medaglie? Le medaglie, quale intendi? Quelle del profilo. Praticamente clicchi profilo, c'è scritto medaglia, poi obiettivi. Ah, sì, allora io quelle tedesche ce ne ho. Ho la croce di ferro di seconda classe, 50 abbattimenti. Poi ho la croce di ferro di prima classe, 150 abbattimenti. Poi ho il distintivo citazione Alba d'Oro Luftwaffe, 20 missioni vinte. Poi ne ho un'altra, croce tedesca in oro, 50 missioni vinte, e la croce di cavaliere per 300 abbattimenti. Ora sto cercando di sbloccare la croce di cavaliere della croce di ferro con fronde di quercia e devo arrivare a 1000 abbattimenti, sono 783. E ne Io ho uno a praticamente ho giapponese completato le. anche. Io giapponese non ne ho nessuno perché non sono mai riuscito ad avere. Come Gran Bretagna ne ho soltanto 3. Come USA ne ho quasi tutte, me ne mancano soltanto 4. C'ho praticamente medaglia dell'aeronautica, prima, seconda, terza classe. Poi croce al valore aeronautico, prima, seconda, terza classe. Croce del servizio distinto. Medaglia compagno Asia Pacifico e medaglia di buona condotta. Vabbè, Ma basta. comunque nel video vedrai perché sta registrando anche quello che sto facendo vedere adesso, quindi. Vabbè, dai, allora direi che per questo video, che siamo già a 16 minuti, 17 minuti di registrazione, potrebbe bastare come prima volta. Mi sembra che sia andato abbastanza bene. Quindi gli farò un rapido editing e poi lo caricherò stanotte, così per domani dovrebbe essere online. Bene, non sono in ansia di vederlo. Perfetto, allora direi di salutarci qui e niente, ci becchiamo al prossimo video di War Thunder. Vi saluto un saluto da parte di Logitech e da Fatal Geoma, giusto? Geoma, Ciao a Geoma. tutti. Ah, e ricordatevi, pollice in su. Ma quello sempre, insomma, non sto là tanto a pressare la gente perché alla fine ognuno è libero di fare come vuole. Vi risaluto e alla prossima, ciao a tutti ragazzi!